Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e ragazzi, appuntamento quotidiano delle 13 con Rush Wars. Non sono purtroppo in live su Twitch in questo momento perché sono in viaggio per le vacanze, quindi fino al 10 settembre ci sarà solamente la live su YouTube alla mattina dalle 8 alle 11.30 di Fortnite. Cercheremo poi, se ci sarà del tempo, magari di sera dopo le 11.15 di incastrare qualche live. Nel video di oggi però ragazzi volevo parlarvi di una delle carte più forti in assoluto attuali, e vi sto parlando del municipio a livello 4. Si poteva sbloccare ragazzi, a livello 4 si può sbloccare lo Sneaky Ninja, che è veramente una carta fantastica, una truppa che per chi gioca a Clash Royale, per dire, è praticamente uguale al fantasma. È invisibile finché non attacca, dice la descrizione, si muove molto velocemente e non si fa sentire finché non è il primo ad attaccare, molto furtivo. Come vedete ragazzi, a livello 3 è una carta rara, quindi non è così difficile portarla a livello 3, ha 216 punti salute, ma fa un danno al secondo di 360 ed è tantissimo perché attacca ogni 0,5 secondi. Attacca ovviamente solamente obiettivi di terra. Come si utilizza lo Sneaky? L'idea è di giocare lo Sneaky per ultimo. Quindi voi fate il vostro deck, quando le truppe sono state abbattute, qualora succedesse, allora giocate la posizione corretta dello Sneaky, in modo che magari vi permette di buttare giù una torre e di farvi fare alcune stelline, o perché no, di attaccare ad esempio un mortaio che si è salvato e quindi di farselo. Voglio farvelo vedere ragazzi, senza nessuna carta leggendaria, quindi senza il coach, quella che abbiamo sbloccato due giorni fa. Il deck che utilizzo io è Sneaky con uno shield, con un pitcher e due hot shot. Se non avete 6 truppe da giocare, potete togliere un hot shot e magari fare un pitcher e un hot shot. L'abilità che voglio utilizzare è la furia, non la cura, perché l'idea è quella di spingere prepotentemente per poi appunto dare lo spazio al nostro ninja. Andiamo a vederlo in game. Vediamo un po' se ce la facciamo. Non è detto, non è detto. Ok. Abbiamo il coach disponibile, quindi questa è una partita con il coach. Dovremmo subire un po' di danno purtroppo dalle mine, credo che ci saranno delle mine là. Il pitcher dietro. Ecco la bomba. Pronti con la seconda furia. Andiamo. Giù il tizio del laser. Vediamo se ce la fa. Allora, lui non ce l'ha fatta. L'idea qua adesso, ad esempio, è appunto utilizzare il ninja per fare dei punti extra, no? Io lo utilizzerei il più in basso possibile, quindi in questo quadratino lui dovrebbe andare direttamente alla torre e farsela. Guardate. Cioè, hai capito quanto è forte il ninja? Comunque ti fa fare dei cash e ti dà una stellina. Punti esperienza in più e una stellina in più per i nostri bauli. Andiamo a riprovare il deck senza il coach, che ovviamente non è più disponibile perché abbiamo utilizzato la furia. Il concetto è utilizzarlo per ultimo, a meno che non siete sicuri e lo giocate durante l'attacco, mentre le truppe si stanno spostando. Proviamolo di qua. Quando non abbiamo il coach, l'idea è proprio sfondare. Purtroppo ci sono sempre le bombe. Sfondiamo. Ha fatto malissimo, non ce la faremo. Vedi, ad esempio noi qua non ce l'abbiamo fatta, ma cosa succede? Se ce la giochiamo così, dovrebbe fare forse lock al pitcher. Non prende intanto le bombe. No, ti prego, non ti buggare. Se non si buggasse, il ninja sarebbe fortissima come carta. Se rimane bloccato lì, però... Io non ho veramente... Ecco, questo è purtroppo... Aspetta. Questa è una controindicazione che purtroppo devono fissare assolutamente. Ogni tanto il ninja si bugga.
Ogni tanto il ninja si bugga, non ci puoi fare nulla, non ci puoi fare nulla, si incastra nelle strutture. Però è fortissimo, giocatelo ragazzi, giocatelo, proviamolo. Ve lo voglio fare vedere anche contro i laseroni, perché sono veramente, veramente cattivi questi. Andiamo a mandare a morire le due truppe e poi pushiamo forte così. Andiamo. Dovrebbero esserci delle mine qua davanti. Non ci sono le mine. Buono le truppe. Ok, via il laserone. Adesso l'idea, appena il laserone locca gli altri. Ok, lui non li locca, quindi mentre loro entrano, noi li andiamo ad aiutare con il ninja. Il ninja si fa il laserone al 2. Purtroppo il cannone è cattivissimo. Però come avete visto, mentre le truppe erano concentrate sul nostro hotshot e sul ninja, noi gli abbiamo fatto 2 stelline. Ci siamo presi 6 punti esperienza e 8 di gold. Ragazzi, non abbiate premura. Non è che riuscite sempre a fare 3 stelle, è molto difficile. Quindi fare 2 stelle va super super bene. Vediamo cosa c'è nel baule già che ci siamo. 56 di gold. Un plumber van. Bella l'arcade, ma non la uso ancora. E ho una furia, ragazzi, che invece va super super bene. Insomma, ragazzi, che dire, il ninja è ovviamente una carta che secondo me va inserita nel deck. Se avete delle idee su come utilizzarlo, scrivetele qua sotto nei commenti. Io vi ringrazio per aver guardato questo video, mi raccomando un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale e io vi saluto sempre con l'outro di Fortnite. Ciao!